Eccolo qua. Questo è esattamente come vi arriva. Basico, pulito, leggerissimo e ben imbustato. Ora andiamo a vedere come possiamo configurarlo e in quante versioni possiamo trasformarlo. Indossato versione minimal, quindi se lo vogliamo tenere a basso profilo, eccolo qua. Qui è questo qui è esattamente come ci arriva, quindi praticamente nudo senza nulla. Abbiamo le due portapiastre con i cammerband elastici laterali. E in questa versione abbiamo un portapiastre a bassissimo profilo, minimale, leggerissimo, estremamente comodo e regolabile. Possiamo inserirci all'interno qualsiasi piastra Sapi, sia dalle S alle L, perché grazie al suo sistema di regolazione, che ora vi mostro, vi permette di inserirci all'interno qualsiasi piastra, perché si cambia la tensionatura della chiusura del velcro e quindi vi permette di andare a inserire dalla L alla S, in questo caso, o delle M. In questa versione è estremamente confortevole, massima libertà ed elasticità, e ovviamente permette di avere praticamente però le piastre, come vedete, non sono più presenti rispetto al vecchio K1, i laser cut sulla zona anteriore sono state anche eliminate in molte lavorazioni di laser cut ad ovvia ragione, perché hanno abbattuto molto il peso, siamo alleggeriti quasi di 100 grammi senza avere poi materiale inutile, perché ovviamente sul laser cut che era qui non ci applicavate nulla, perché poi andavate comunque a inserire dei pannelli per forza di cose, e lo stesso vale sul posteriore. Ora c'è solamente il velcro, non sono più stati inseriti tutti quanti le lavorazioni in laser cut per il semplice motivo che lì alla fine non ci attaccate nulla, ma andavate a metterci il pannello sopra, e infatti è ancora compatibile con il pannello CRY, con il sistema CRY, quindi potete poi andarci ad applicare tutti i vari pannelli, che ne fanno veramente tanti. Oggi purtroppo ne vediamo solamente due, ma esiste un'altra scelta di pannelli, sia generici che abbastanza specializzati, come quello da Brecher, e anche eventualmente schienali vuoti, dove potete inserire la vostra sacca idrica e poi andarvi a personalizzare come vi serve, come in base alle vostre esigenze. Comunque, vediamo ora una primissima personalizzazione che possiamo fare. Io ho il mio plate base e voglio aggiungere dei caricatori. Prendiamo per esempio questo pannellino qua, questo è il nuovo, il porta caricatori flat slim, elasticizzato, anche qui senza più la lavorazione in mole rispetto a un altro modello che andiamo a vedere, dove invece abbiamo tutta la costruzione in mole e anche i passanti di sicurezza. Qui no. Che cosa devo fare per agganciare questo? Semplicissimo, sistema Mayflower. Aggancino, ecco, perfetto. Ora abbiamo il nostro porta caricatore, eccoli qua, ancora molto leggero, estremamente comodo, bassissimo profilo, abbiamo la nostra protezione e il nostro porta caricatore. Considerate che potete cambiare quasi tutto in questo plate, quindi possiamo cambiare i pannelli, possiamo aggiungere gli schienali, possiamo soprattutto cambiare il cambio, e ne abbiamo tantissimi. Oggi purtroppo non abbiamo modo di vedere questi di serie, poi abbiamo il sistema nuovo nell'altra versione, ma ne esistono tanti, esistono questi piccolini con però le lavorazioni in laser, quindi con il mollo, così da rialzarsi qualcosa. Abbiamo questi elastizzati che stanno per tornare, sono veramente fantastici e interessanti, con all'interno la possibilità di inserire sempre dei caricatori, sempre col sistema elasticizzato, speculare questo che vedete qui. Abbiamo gli sganci rapidi, quindi un nuovo sistema con strisce, ovviamente il laser cut col mall, e la possibilità di avere lo sgancio rapido, lo sgancio fast d'emergenza. Comunque, tornando a noi, in questo caso abbiamo creato un setup estremamente minimalista, quindi leggero, compatto e comodo, però non ho quasi niente addosso, quindi le mie necessità potrebbero cambiare e potrei avere bisogno di aggiungere qualcosa, aggiungere eventualmente piastre laterali, aggiungere altre utility, portagranate, tutto fattibile semplicemente con poche modifiche. Aspettate un secondo che vi faccio vedere. Ora siamo passati da un setup molto leggero come quello di prima a un setup molto più pieno, molto più pesante, e passatemi il termine, io lo chiamerei da checkpoint, perché siamo andati a piastrarci con livello 4, quindi abbiamo aumentato il peso delle piastre, abbiamo aggiunto le piastre laterali, e quindi sì, è possibile aggiungere le piastre laterali nell'elettrico.
le camberbound con il sistema laser Garcia, queste normali che vedete qui solo con il sistema velcro, che quelle con il sistema sgancio. È possibile, comprando un accessorino sempre di Detachion, inserire comodamente anche le piastre laterali. Abbiamo sempre mantenuto tre caricatori sulla zona centrale, ma non abbiamo più utilizzato il sistema flat, ma il sistema MOL con il laser cut con gli elastici di rinforzo. Abbiamo aggiunto un admin, sempre un prodotto di Detachion, sempre nato specificamente per lo Spitfire. Questo è l'admin J-Tac, nuovissimo di quest'anno, incredibile, con lo sgancio, sistema ribalta. All'interno possiamo applicarci un device ovviamente fissato velcro, comodo per utilizzare le varie app, forze, piuttosto che map offline, insomma quello che vi sembra comodo, taschina classica per le nostre banconote, spennelli o quel che sia. E anche poi in realtà all'interno viene fornita anche una porta mappa in microfibra, che però non teniamo qui perché va nella nostra prima linea. Abbiamo inserito la radio. La radio ha diverse opzioni, possiamo applicare delle tasche tradizionali laterali o il sistema Spitfire ci offre la possibilità di inserire anche la tasca interna. La taschettina interna che si attacca all'interno del velcro integrato e vi permette di tenere la tasca, la radio all'interno del camera, quindi è ferma, più protetta. Ora qui c'è una buonissima baffa, ma questo ovviamente è strutturato per radio più importanti e più professionali. Abbiamo inserito accessori come le porta granate, le porta flashbang, le porta fumogeni, e in questo caso è un ulteriore porta fumogeno, una piccola utility per il sistema di visione notturna o un binocolino. Abbiamo ancora lasciato il back panel dietro, che adesso andiamo a vedere. In sostanza, che cosa abbiamo cambiato? Camera mount importanti con la possibilità di applicarci accessori. Cambiato leggermente il pannello e aggiunto un nostro admin. Il peso è aumentato, quindi anche il carico sulle nostre spalle è aumentato. Allora abbiamo la possibilità di aggiungere le comode toppe. Cerco di farlo vedere, non so bene come. Oh, ecco qua, così. Questi qui sono accessori che si comprano sempre a parte. Così, standard e fast. Kit che viene fornito di due pezzi per il front, due per il panel e due da mettere qua. Sono fatti in spugna e onestamente funzionano, aumentano in maniera sensibile, direi particolarmente sensibile, soprattutto se si inizia a caricare il materiale più pesantuccio. Come sapete, le piastre da quarto livello non sono proprio leggerissime e queste aumentano un pochino il comfort nelle posizioni di pressione. Ora abbiamo visto un setup un pochino più pesante e andiamo a guardarne un altro ancora un pochino più pieno, e aggiungiamo anche i back panel. Ok, cosa abbiamo aggiunto? Frontalmente, utility a marsupio, sempre di casa di Detachion, nato sempre per lo Spitfire MK2. È una classica utility, posizionata nella zona più comoda in assoluto, ovviamente mobile, così non ci dà problemi nel momento in cui dobbiamo chinarci, è estremamente grande e capiente. All'interno ci sono degli elastici, potete andare a vincolare forze, multitools, tutto quello che vi occorre. Mi è sparito il multitools e avete anche delle cinghiette dove potete appiccicarci i vostri mossetti con la nastro isolante, chiavi o quello che avete bisogno di tenere a portata di mano. Oltre a questo abbiamo aggiunto un pannello utility. Un pannello utility posteriore, questo è un pannello leggero, in questo caso è un pannello abbastanza studiato per CQB, quindi accessori che possono servire principalmente al vostro compagno di squadra o comunque ai vostri colleghi, piuttosto che a voi, caricatori di riserva, stand di navigazione o tutto quello che voi sapete. Comunque siamo già
in una sorta di terza linea un po' particolare. E come avete visto prima è abbastanza facile da smontare e quindi si può intercambiare con agilità. All'interno ovviamente, oltre alle tasche, è stato già creato il comportamento per la sacca idrica, quindi potete già inserirsi una sacca idrica fino a 2 litri, riesce a contenere fino a 2 litri, 1,5 litri comodo, 2 litri ovviamente con poi la fuoriuscita del tunnel e tutto. Ok, ora vi faccio vedere l'ultimo setup, quello più estremo, quello più pieno, dove andiamo ad aggiungere ancora più caricatori tramite un secondo pannello, sempre di casa Direct Action, e un back panel molto più importante. L'ultima proposta, che cosa abbiamo fatto? Cambiato il pannello. Questo non è un pannello già fatto, è un pannello che abbiamo fatto noi. C'è la possibilità di acquistare sempre da Direct Action i pannelli vuoti, liberi, dove noi poi possiamo andarsi ad applicare quello che vogliamo come tasche. In questo caso ho messo delle tasche porta caricatori, sempre di Direct Action, tasche che mi permettono di caricare due caricatori stanali invece che uno. In questo modo ho raddoppiato la mia capienza di caricatori. Dai 3 di prima sono andato a 6, ovviamente. Ho appesantito, ho eliminato le piastre laterali, quindi ho tolto l'accessorio che mi permetteva di contenerle, che è essenzialmente un affarino così, va ad attaccarsi all'interno della camera, ma deve formare il blocco per la nostra piastra. In questo modo ho risparmiato un po' di peso sui fiati e sui lati, perché ovviamente si tratta di un setup dove intrinseco che dovremo stare sul campo più tempo e muoverci di più, non vi spiegherei tutto. E infatti abbiamo aggiunto anche un pannello posteriore che diventa un po' da invento. Da inetto che si applica sempre col sistema CRY, sempre con la stessa facilità, sempre molto veloce da applicare. Inetto che quando vi viene in realtà fornito sempre Direct Action, sempre nato appositamente per Spitfire, però vi viene anche fornito con delle cinghiette e delle bande di supporto. Cinghiette per trasformare in uno zaino, delle bande fast per quando lo trasformate in uno zaino. C'è il cercato dietro nello stesso modo in cui abbiamo messo le toppe più forti all'interno del pelino, vi rende tutto un pelino più comodo. Quindi lo potete utilizzare anche come pelino, oppure la suonatura, quello che toccarsi lì. E in questo caso iniziate ad avere una piccola mezzanina con gomi, dove oltre a mettere gli attuali caricatori di riserva, potreste farsi anche un vero e proprio zaino tattico d'emergenza con le cose che vi servono se la permanenza sul campo si dovesse allungare o per vivere durante la permanenza sul campo. Questo è tutto. Esistono altri pannelli diversi, come vi dicevo prima, pannelli specifici da breccia, pannelli specifici con portacaricatori piuttosto che una tasca sola. Esistono pannelli vuoti, sto andando un po' a memoria, ho visto anche pannelli con particolari o diverse sistemazioni di tasche, non ancora tantissimi, però iniziamo ad avere comunque 4-5 scelte, ricordandovi poi che potete inserire in realtà qualsiasi pannello sia compatibile con il sistema CRY. Io credo di avervi detto tutto, ok? Se avete domande, fatelo, se posso rispondo. Streets are whispering now, this gentleman town.